Allora, Fabio Cusaro, difensore della Vispesaro, dopo questo 2-2, come lo prendiamo questo 2-2? Una partita un po' in altalena, sembrava partita male, poi la giusta reazione per raddrizzarla e poi questo gol un po' evitabile che ha un po' complicato le cose. Sì, diciamo che non siamo partiti bene nei primi 20 minuti. Siamo stati eravamo un po' troppo lunghi e non riuscivamo a trovare le distanze fra i reparti e loro riuscivano a giocare con disinvoltura. Siamo riusciti poi a prendere le misure e nel finale del primo tempo credo si sia vista un'ottima Vispesa. Abbiamo avuto due o tre occasioni pulite per far gol, siamo riusciti a realizzarla e anche andare in vantaggio. Mi spiace un po' per il gol preso a inizio secondo tempo, volevamo portare a termine la vittoria. Purtroppo non è stato così, è stata una disattenzione generale, insomma, un 2-2 che un po' lascia un po' l'amaro in bocca perché essendo in vantaggio insomma potevamo gestirlo meglio. Poi nel finale probabilmente tutte e due le squadre potevano fare gol perché sono stati contropiedi da una e dall'altra parte. Sono un po' rammaricati perché si poteva anche portare a casa il bottino pieno, però insomma il calcio va così, ci teniamo questi punti, questo punto e guardiamo avanti. Ma dicevi del gol del 2-2, racconta un po' che è successo. Ma è stata una palla inattiva, siamo usciti con la difesa, poi sono stati bravi loro a rimetterla dentro, c'è stata una mezza mischia insomma in mezzo all'area di rigore, sono stati bravi loro a fare gol, ecco, magari una disattenzione generale che era insomma abbastanza evitabile. Sul primo invece anche quella palla Ceccarelli non è arrivata pulitissima, è stato un po' confuso, c'è stato un liscio forse? Sì, anche lì è passata probabilmente in mezzo a due o tre gambe e quindi c'eravamo insomma come posizioni, è stata anche una carambola probabilmente fortunata, è riuscito a infilare il gol. Comunque, senti, un pareggio che accettate, un pareggio che ritieni giusto? Sì, come è andata la partita sì, probabilmente il nostro intento era quello di portare più avanti possibile nel secondo tempo il vantaggio per poi sfruttare il nostro contropiede. Purtroppo, come dicevo prima, abbiamo preso il gol del pareggio quasi subito, poi insomma nel finale tutte e due le squadre potevano portare a casa i tre punti, però insomma, accettiamo il pari. Comunque dopo le due vittorie la conferma anche lontano da casa. Sì, abbiamo confermato comunque di saper soffrire, insomma ci sono stati momenti in cui Sulmona attaccava prepotentemente, siamo stati compatti, insomma la squadra c'è, ha grossi margini di miglioramento, come ho già detto tempo fa, sono tanti ragazzi giovani e hanno grossi margini di miglioramento, quindi abbiamo un buon punto di partenza e da qui ripartiamo. Perfetto. Capitano Andrea Miccioli, un 2-2 che prendiamo come? Io direi bene, perché fino alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo provato a vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti, e un po' per demerito nostro, però ormai è andata, pensiamo già a domenica prossima. C'è un po' di rammarico per quel 2-2 inizio secondo tempo, un gol tra l'altro evitabile? Sicuramente, magari quei 10 minuti iniziali, se non si prendeva a gol, potevamo gestirla meglio, magari ripartire meglio anche in contropiede, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Non è successo, lavoriamo in settimana per migliorare. Il tuo compagno Fabio Cusaro ha detto che questa secondo lui è una squadra che ha ampi margini di miglioramento, sei d'accordo? Sicuramente è una squadra molto, una buona squadra che ci ha messo un po' in difficoltà tra le linee, giocatori di livello e sicuramente no, la Vispesaro saranno... dicevo. Ah, pensavo. No. Vispesaro sicuramente ha molti margini di miglioramento. Dobbiamo lavorare perché non si può prendere gol inizio secondo tempo così su una palla inattiva e soffrendo i 10 minuti iniziali, un quarto d'ora, dobbiamo lavorare di più sull'inizio della partita, perché andare sempre sotto qualche volta va bene, ma qualche volta non andrà sempre così.
Meco Monaco, il Sulmona adesso si è troppo abbonato a questi pareggi, cosa dire? Niente, siamo contenti anche del pareggio perché poi poteva finire anche male. Io penso che la squadra abbia fatto almeno 22-23 minuti, abbia espresso un grande calcio, abbiamo avuto diverse occasioni prima di fare gol con Ceccarelli. Poi paradossalmente dopo il gol ci siamo fermati e non riesco a capire il perché. In settimana sicuramente parlerò con i ragazzi perché vince 1-0, deve essere più semplice per la squadra che è in vantaggio giocare, invece non abbiamo corso più, non abbiamo aggredito più, siamo stati troppo superficiali e la dispesa che poi ha pareggiato e segnato immediatamente in vantaggio. Il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo avuto una piccola reazione, non siamo andati bene come i primi 23-24 minuti del primo tempo, però quantomeno siamo riusciti a riagguantare il risultato e penso che abbiamo avuto anche qualche occasione per fare gol sempre con Ceccarelli. Quindi è un peccato perché comunque eravamo partiti bene, e il fatto comunque di giocare in uno stadio non nostro sicuramente non ci agevola, però non deve essere questa una scusante perché i giocatori sono partiti bene, dovevano continuare così, quindi questo è quanto ho da dire. Senti, lo so che non è di tua competenza, però le dimissioni di Bresciani adesso quanto preoccupano l'ambiente? Ma guarda, io sono l'allenatore di questa squadra, mi occupo solo delle questioni tecniche. Se Bresciani ha ritenuto opportuno fare questo, avrà avuto le sue ragioni. Noi siamo lì, dobbiamo allenarci, perché noi non siamo nulla da questa società. Da martedì iniziamo ad allenarci, ci prepareremo bene per la partita contro la Fermata.